Tra l'altro, la denuncia è sorta da parte di un assistito ammalato al reparto chirurgia. Gli è stato dato il pranzo pollo con patate. Vi posso garantire che la sera che mi ha chiamato era nauseante proprio sentire l'odore perché il pollo puzzava. Allora, questo signore che cosa ha fatto? Ha chiamato il 112, i carabinieri. Gli hanno passato i carabinieri di Sapri, i 110, per far intervenire i NAS. Comunque non si è avuto nessuna notizia da parte dei benemeriti dell'arma. Evidentemente l'ammalato non sapeva neanche che bisogna fare evidentemente una richiesta scritta, però fatto sta che continuano queste cose obbrobriose, ci sono anche i testimoni. Cioè il brodo presentava per esempio una semplice macchia biancastra sopra che era immangiabile, una mela cotta, scotta, e poi gli hanno portato il pesce la sera. Il pesce, vi posso garantire, sono andato verso le 18:30, 19, e come ha aperto l'ha conservato, insomma, come ha aperto il contenitore, vi dico che è qualche cosa di brutto. Allora, noi siamo anni che abbiamo raccolto, da parecchi anni abbiamo raccolto le lamentele dei cittadini, abbiamo raccolto molte firme insieme al Tribunale del Malato, e la battaglia la stiamo facendo unitariamente col Tribunale del Malato e Cittadinanza Attiva. Cioè, che cosa succede? Che questo pranzo, l'abbiamo detto per l'ennesima volta, il pranzo viene cotto 2 giorni prima della distribuzione. Quindi viene poi raffreddato e quindi di conseguenza dopo 2 giorni il pranzo viene portato, trasportato da Vallo della Lucania, da dove viene cucinato, a Sapri. Noi chiediamo, sono anni che chiediamo la possibilità di cucinare all'ospedale Immacolata di Sapri. Siamo scocciati e sfiduciati e i cittadini lo hanno dimostrato quotidianamente per il pranzo precotto. Allora, che cosa succede? In settimana manderemo quest'altra denuncia sia ai carabinieri, perché anche i NAS dovranno muoversi, perché, ripeto, dobbiamo anche considerare la situazione drammatica di chi è ammalato, e quando si vede abbandonato in questa maniera salta tutto ciò di bello che può offrire il nostro ospedale. Noi continueremo a difendere l'ospedale, difendiamo i lavoratori, i medici e tutti coloro che lavorano, però chi dirige deve rendersi conto che il pranzo continua ad essere una lettura. Letteralmente una schifezza di quello che viene data agli ammalati.